In questo video verrà illustrato il diagramma circolare per un motore diesel a quattro tempi. È noto che una rappresentazione circolare delle fasi offre il grande vantaggio di poter evidenziare gli istanti precisi di apertura o di chiusura delle valvole di distribuzione. Sappiamo infatti che una delle differenze più importanti che porta il diagramma reale a scostarsi dal diagramma invece teorico è proprio dovuto al fatto che le valvole non aprono o chiudono perfettamente in corrispondenza dei punti morti superiore o del punto morto inferiore, ma aprono con un certo anticipo rispetto al punto morto. Quindi nel caso della valvola di aspirazione apre con un certo anticipo rispetto al punto morto superiore e chiuderà, vedremo tra poco, con un certo ritardo. Perché si fa questa cosa? Beh, i motivi sono principalmente due. Il primo, indubbiamente più intuitivo, e cioè quello di estendere la durata fisiologica delle fasi di sostituzione della carica, cioè fare in modo che la fase di aspirazione, che inizia quando il pistone si trova al punto morto superiore, in effetti quando inizia la sua discesa verso il punto morto inferiore, beh, voglio che la valvola di aspirazione si trovi già completamente spalancata. Quindi per fare in modo che la valvola di aspirazione si trovi completamente aperta quando il pistone raggiunge il punto morto superiore, beh, è necessario aprirla con un certo anticipo. Si consideri inoltre che gli azionamenti a camma, quindi gli azionamenti ad eccentrico, richiedono un certo angolo di rotazione della camma prima che la valvola comandata in effetti scopra delle sezioni di efflusso degne di nota. Il secondo motivo per cui le valvole non aprono o chiudono perfettamente in corrispondenza dei punti morti è un po' più complesso da cogliere ed è rappresentato dalla possibilità di sfruttare in modo virtuoso quelli che sono i fenomeni inerziali delle colonne di gas contenuti sia nel collettore di aspirazione che nel collettore di scarico. In base alle considerazioni quindi che abbiamo appena effettuato, è possibile ottenere un deciso miglioramento di uno dei parametri motoristici più importanti, che è il coefficiente di riempimento. E questo si tradurrà, come vedremo tra poco, anche in un incremento sia della coppia motrice e quindi anche della potenza asse sviluppabile dal motore, ovviamente a parità di cilindrata. Nelle fasi iniziali del video abbiamo introdotto che la valvola di aspirazione apre circa 15-25 gradi in anticipo rispetto al punto morto superiore. Beh, questo anticipo angolare, quindi di 15-25 gradi, in effetti merita un piccolo approfondimento. Che cosa significa? Quel 15-25 gradi fa riferimento al cosiddetto angolo di manovella, cioè l'angolo che la manovella o A forma con la verticale, questa in giallo, condotta dall'asse del cilindro, ok? Quindi in questo caso l'angolo θ, l'angolo di manovella in questa particolare configurazione del manovellismo, assume un valore di circa 45 gradi. Quindi 45 gradi è l'angolo formato tra la verticale, ripeto, e la manovella. In questa configurazione un po' diversa, quindi in cui il pistone in effetti è sceso verso il punto morto inferiore, θ in questa particolare configurazione vale 90 gradi. 90 gradi è l'angolo quindi formato tra la verticale e la manovella OA, ok? Ovviamente nel caso della distribuzione, gli anticipi di apertura o i ritardi in chiusura sono nell'ordine di qualche decina di gradi, quindi diciamo il pistone si trova nei pressi o del punto morto superiore o del punto morto inferiore. In questa seconda parte del video illustreremo le varie zone che costituiscono il diagramma della distribuzione. Partiamo dalla prima fase del ciclo diesel, quindi la fase di aspirazione. Abbiamo più volte detto che la fase di aspirazione inizia con un certo anticipo rispetto al punto morto superiore, quando è in corso ancora la fase di scarico, perché
perché vedete questa striscia in marroncino in effetti rappresenta la durata della fase di scarico, quindi quando la valvola di espirazione apre in effetti lo scarico si sta ancora compiendo. In questo modo che cosa riusciamo a fare? Sfruttiamo l'effetto estrattore dei gas combusti che escono dal cilindro ad elevata velocità. In questo modo richiamo aria fresca all'interno del cilindro ancor prima che il pistone abbia iniziato ad aspirarla. Quindi è un po' come quando siamo alla stazione e passa un treno a forte velocità. In effetti continuiamo a sentire bene lo spostamento d'aria anche dopo che il convoglio si è allontanato. Ecco, questo è l'effetto, diciamo, dell'inerzia dell'aria che ha acquisito una certa velocità e quindi è in grado di produrre un vuoto anche a valle, della stessa massa d'aria. Quindi io devo immaginare di avere un pezzetto di un blocchetto di gas di scarico che si stanno allontanando a forte velocità perché? Perché vengono in effetti spinti dal pistone nel collettore di scarico durante la fase proprio di scarico forzato. Quindi questo cubettino di gas di scarico, anche dopo che si sta allontanando nel collettore di scarico, in questa zona mi produce un certo valore di depressione. Utile, ripetiamo, per far entrare aria fresca all'interno del cilindro già prima che il pistone abbia iniziato la sua fase discendente. Il richiamo d'aria operato dai gas di scarico che si stanno allontanando nel collettore di scarico e che quindi promuove un reflusso di aria fresca all'interno del cilindro è talmente energico che si ammette proprio in fase progettuale un periodo in cui entrambe le valvole, cioè la valvola di aspirazione e di scarico, rimangono aperte. Questa fase, che può arrivare addirittura a circa 40 gradi di manovella, si chiama fase di incrocio. Quindi sul diagramma circolare in effetti è questo spicchio qui che sto disegnando in verde. Quindi questa è la durata in cui sia la valvola di aspirazione, vedete, che di scarico rimangono contemporaneamente entrambe aperte. Quindi questa è la fase di incrocio. Ovviamente non possiamo esagerare a ritardare troppo la chiusura della valvola di scarico, altrimenti i gas esausti verranno risucchiati all'interno del cilindro durante il movimento discendente del pistone e quindi andremo inutilmente ad inquinare la carica d'aria fresca. Quindi, dopo aver compreso i motivi per cui la valvola di aspirazione apre prima del punto morto superiore e la valvola di scarico chiude dopo, seguiamo la discesa del pistone compiuta durante la fase di aspirazione. Quando il pistone raggiunge la prossimità del punto morto inferiore, succede una cosa che apparentemente può essere poco intuitiva, cioè chiediamo alla valvola di aspirazione di chiudere in ritardo rispetto al punto morto inferiore. Questo ritardo può essere quantificato in circa 20-40 gradi di manovella. Perché succede questo? Beh, le ragioni si possono essere comprese se analizziamo un po' tutta la fase di aspirazione, considerato quindi tutta la quantità di carica fresca contenuta nel collettore di aspirazione e il sistema pistone-cilindro. Durante la discesa del pistone sappiamo il cilindro si comporta come una grande siringa, quindi che è capace di creare all'interno del cilindro stesso delle depressioni che sono crescenti durante la prima metà della corsa e decrescenti nella seconda metà. Quando il pistone in pratica arriva a punto morto inferiore, il valore di depressione, cioè di vuoto creato dal suo movimento verso il basso, in effetti è pari a zero. Ma quello che si è visto è che in realtà attraverso la valvola di aspirazione continua a riversarsi ancora carica fresca. Questo fenomeno è favorevole perché io riesco ad introdurre un quantitativo maggiore di aria all'interno del cilindro stesso. Perché continua l'aria a riversarsi all'interno del cilindro anche quando il pistone in effetti sta risalendo per i primi angoli di manovella? E questa la motivazione è da ricercare nell'inerzia
della colonna di gas contenuto in tutto il collettore di aspirazione. Ricordiamo l'esempio del treno alla stazione. Dopo che il treno è passato, in effetti, quindi che è la causa dello spostamento d'aria, in effetti continuo per qualche secondo a sentire ancora l'aria muoversi. Quindi, anche quando il pistone sta risalendo per la prima decina di gradi, l'aria fresca continua a riversarsi all'interno del cilindro. E questo in effetti comporta un deciso miglioramento del coefficiente di riempimento. In base a quali criteri viene scelto questo ritardo di chiusura della valvola di aspirazione? Dipende da numerosi fattori, però ne possiamo elencare almeno due che sono di più semplice comprensione. Prima di tutto possiamo ricordare il regime di rotazione, cioè motori che lo stesso motore che lavora ad un regime di rotazione più alto, in effetti il pistone durante la sua discesa riesce ad accelerare di più il carica fresca all'interno del collettore di aspirazione, quindi l'inerzia dei gas dell'aria sarà più alta, quindi io in effetti potrei ritardare di più il ritardo di chiusura della valvola di aspirazione, come il treno alla stazione, treno che viaggia a velocità più alta creerà uno spostamento d'aria più intenso. Viceversa, il motore che funziona a regimi di funzionamento più bassi creerà dei valori di velocità più bassi nel collettore di aspirazione e quindi i fenomeni inerziali saranno meno importanti. Ecco da quale esigenza nascono i motori a fasatura variabile. Sono dei motori in effetti il cui timing delle valvole, cioè la scelta opportuna di apertura o di chiusura delle valvole di distribuzione, in effetti è legata anche al regime di rotazione, in modo da ottimizzare, diciamo, la fasatura per ogni regime di rotazione. E in più, diciamo, possiamo anche elencare come fattore importante, ma più che altro in fase, diciamo, di progetto della macchina, anche la geometria dei condotti di aspirazione, che svolgono, oltre proprio, diciamo, un collocamento brutale tra il condotto di aspirazione e il cilindro stesso, svolgono anche delle funzioni importanti per quanto riguarda il conferimento di un elevato livello di turbolenza della carica fresca. Questo per permettere poi successivamente una miglior combustione della nafta polverizzata all'interno della camera di combustione. Quindi, dopo aver azionato la chiusura della valvola di aspirazione con un certo ritardo rispetto al punto morto inferiore, ha inizio la fase di compressione. Quindi il moto ascendente del pistone, cioè verso l'alto, in effetti determina un aumento di pressione e di temperatura. Si raggiungono valori di circa 35-40 bar a fine fase compressione, temperatura dell'ordine di 500 gradi, che sono funzione del rapporto volumetrico di compressione. Qualche decina di gradi prima del punto morto superiore inizia ad avvenire l'iniezione del combustibile. Ecco, l'angolo di anticipo con cui lo spillo inizia ad aprirsi e inizia l'iniezione del combustibile viene proprio chiamato anticipo all'iniezione. Ma quindi qual è il motivo per cui bisogna iniziare l'introduzione di combustibile con anticipo rispetto al punto morto superiore? Beh, gli appassionati di motori ricorderanno che il processo di combustione dei motori ad accensione per compressione, quindi motori diesel, è un fenomeno piuttosto critico perché il combustibile viene appunto introdotto solamente alla fine della fase di compressione. Il combustibile ha poco tempo per nebulizzare attraverso il polverizzatore, per vaporizzare in seno all'aria che ha quindi raggiunto delle temperature relativamente elevate, e in più deve miscelarsi all'aria, quindi affinché si creino le condizioni favorevoli all'autoaccensione, in effetti viene impiegato un certo tempuscolo. Quindi per l'ottimizzazione delle prestazioni della macchina è bene anticipare proprio l'iniezione di un certo angolo.
angolo che dipende anche dalla capacità del combustibile di autoaccendersi, quindi dal numero, poi vedremo in qualche altro video, dal numero di cetano del combustibile stesso. Passiamo ora all'analisi dell'unica fase attiva del ciclo termodinamico, cioè la fase di espansione. Chiariamo subito un aspetto: l'ottimizzazione della sola fase di espansione vorrebbe che io aprissi la valvola di scarico quando il pistone si trova esattamente a punto morto inferiore. Ma allora come mai nel diagramma circolare viene indicato che la valvola di scarico apre con un anticipo piuttosto importante rispetto al punto morto inferiore, vedete, di circa 35-50 gradi? Beh, la ragione va ricercata nell'esigenza di promuovere uno scarico forzato comunque efficace. Cioè, in altre parole, si sacrifica una parte dell'espansione quando ormai il pistone ha raggiunto prossimità del punto morto inferiore, quindi i valori di pressione sono bassi, il lavoro quindi di espansione che io riuscirei a raccogliere è comunque modesto, per favorire proprio l'evacuazione spontanea dei gas esausti dal cilindro verso l'esterno. Questa fase di scarico è una fase importante perché è stato stimato che circa il 60-70% della massa di gas esausti, combusti, in effetti si allontana dal cilindro proprio mediante la fase di scarico spontaneo, che è la fase che nel diagramma teorico era rappresentata da questo segmento verticale. Aver favorito quindi un crollo della pressione all'interno del cilindro e l'evacuazione, abbiamo detto, di circa 50-60% della massa di gas esausti all'interno del cilindro, mi permette di effettuare la fase di scarico forzato, cioè la fase in cui il pistone, però la fase di scarico classico in cui il pistone si muove dal punto morto inferiore verso il punto morto superiore, quindi agisce come una siringa, di effettuarla assorbendo un lavoro di pompaggio, un lavoro di evacuazione dei gas esausti comunque minore. Quindi qual è il valore ottimale dell'anticipo di apertura della valvola di scarico? È il miglior compromesso tra il non penalizzare troppo la fase di espansione, perché per assurdo se l'aprissi proprio con un anticipo di 90 gradi ovviamente l'espansione sarebbe troppo compromessa, e quella ovviamente di permettere uno scarico spontaneo comunque efficace. Quindi con il terminare della fase di scarico forzato il ciclo si chiude e ne inizia un altro. Consiglio tutto il personale di macchina che sta preparando l'esame di abilitazione, sia da terzo ufficiale che da primo ufficiale di macchina, di esercitarsi a illustrare a voce alta quelle che sono le ragioni per cui le valvole aprono o chiudono in anticipo e in ritardo, ed esercitarsi anche a tracciare il diagramma circolare, perché è un argomento che viene spesso chiesto proprio in sede d'esame. Mi rendo conto che è un po' difficile tracciare il diagramma circolare così come è stato posto in questa immagine, ma è sufficiente anche fare un diagramma circolare di questo tipo purché vengano effettivamente evidenziati tutti gli angoli di anticipo o di ritardo. È altresì improponibile pensare di imparare a memoria tutti i valori numerici di anticipo, di ritardo, di apertura, chiusura valvole. Neanche serve per superare l'esame. L'importante, insomma, è che ci si renda conto un po' delle problematiche alla base della costruzione del diagramma circolare. Se ci sono dubbi o domande inerenti a argomenti trattati durante questo video, potete tranquillamente aprire un post sulla mia pagina Facebook. Grazie a tutti per l'attenzione.